Lupin! È il tipo che non si arrende mai. Quando si mette in testa qualcosa, ci si attacca come una zecca. Beh, non vorrei dirtelo, ma la vera zecca sei tu. Oh? Allora, come si chiamava? Teresa, vero? Capisco. Allora Lupin è il tipo che si appassiona sempre di più man mano che la preda si fa più difficile da acchiappare. Si appassiona? In effetti, suppongo che possa dire così, signorina. È una cosa che ammiro molto. Ammirare? Scusi se glielo dico. È una vera sciocchezza. Ascolti, la sua cosiddetta preda ora è un raro manufatto. Che appartiene a lei, non lo dimentichi. Sia il suo piano disperato. È facile immaginarlo. Si inventerà uno dei suoi giochetti, un travestimento pazzesco. Potrebbe spacciarsi per un poliziotto o addirittura per me! E quali contromisure adotterà? Non si preoccupi, ci ho già pensato. Davvero? Ma come? Mi spiace, signorina. Sono questioni riservate. Spero che lo prenderà. La parola fallimento non figura nel mio dizionario, signorina. Buona fortuna!